you look at the money for incinerators, most of the money is going into complicated machinery, very few jobs, and that money leaves the community. None of that money is going to stay in Acerra, not even going to stay in Naples, just in a few individuals' pockets. Sono essenzialmente inutili sul piano energetico, costosi e sul piano economico e soprattutto comunque producono e immettono in ambiente una quantità notevole di sostanze pericolose come le diossine o i furani o i policlorobifenili che sono dei distruttori endocrini, come i metalli pesanti che sono dei cancerogeni e come questo particolato ultrafine che non è il famoso PM10 ma è il PM01, quindi particelle così fini, così microscopiche che vanno nei polmoni, passano nel sangue probabilmente, anzi sicuramente passano almeno in parte nel sistema nervoso centrale, nel cervello, favorendo patologie che purtroppo si vedono dopo 15-20 anni. Che gli impianti e che i progetti esecutivi sono presentati, viene siglato il contratto. Il cosiddetto contratto che Bassolino dice che non ha letto. Il bando viene redatto durante il commissario presidente Rastrelli, viene aggiudicata la gara nella fase Losco, il contratto viene firmato da Bassolino che era appena si era insediato da 2 mesi. Cioè è un contratto da 1 miliardo di euro che Bassolino dice che non ha letto, che doveva limitarsi solo a prendere le condizioni della gara d'appalto copia e incolla sul contratto. E nel contratto, nel copia e incolla, guarda caso, saltano 20 parole. Cioè le 20 parole che dicevano il combustibile derivato dai rifiuti deve essere smaltito nelle more della costruzione degli inceneritori. E questo è quello che ha consentito l'inondazione di Ecoballe della Campania. Mamma mia, è un bluff. Sempre più evidente. Crescono mucchi colossali di immondizia tritata che non è CDR, che non potrebbe essere bruciata e che non si sa dove mettere perché straborda dagli impianti e dalle buche che l'azienda e i governanti aprono dappertutto. Bisogna trovare sempre più posti in cui mettere l'immondizia e farli in fretta, senza stare lì a sottilizzare. Pazienza se a venderli o affittarli sono spesso gli amici dell'azienda, quelli dell'inizio della storia. Pazienza se sono fatti male e lo scolo dei rifiuti finisce nell'acqua e nel terreno, pazienza. Pazienza se qualcuno ci butta anche roba abusiva, perché quello che esce dagli impianti pesa più di quello che entra. L'importante è accumulare le balle finché non si aprano i forni. Pensate che a Giuliano mettono tante balle di CDR che ci si può fare un muro tutto intorno all'Italia e se messe in fila ste balle vanno da Lisbona a Teheran. E monnezza che vale oro, per via del CIP6, quei famosi contributi. Le balle
sono un capitale a terra, un profitto sicuro con cui si può ricontrattare il prestito, quello ottenuto dalle banche, rassicurarle sul ritorno del loro investimento, tant'è che questa monnezza viene addirittura quotata in borsa. Questa è un'altra cosa che la dice lunga sulla sicurezza di queste piattaforme. Vedi, quella è vegetazione, no? Sopra le balle. È chiaro che chilo di vegetazione, diciamo, col tempo scasserà tutto, no? Non ci fa entrare, però quello si vede, è isolati, no? Ci sta proprio l'isolato, i vari isolati, proprio la metodologia, l'idea di costruire una città della monnezza. Abbiamo trovato delle balle qui, le abbiamo aperte con copertone, carcasse di animali, cioè rifiuti neanche tolte dalle buste, no? Quindi se trovi un sacchetto all'interno di un'ecoballa significa che quel rifiuto non ha avuto il trattamento all'interno del CDR, quindi non è stato vagliato, non è stata separata per esempio la plastica, il vetro, oppure le batterie, le cariche o altri medicinali, eccetera eccetera. Cioè qui ci sta di tutto, perché questo è rifiuto tal quale, che da una parte è preso dalla strada e posizionato qua. Quando prima pioveva, problemi negli altri terreni limitrofi non c'erano, perché ogni terreno era capace di assorbire la propria quantità di acqua. Quando in un appezzamento di terreno tu togli 2,5 km, diciamo, di possibilità di assorbire, no? Da parte del terreno, che succede? Che quando qua piove, questa strada qua, è un'altra strada che sta dietro qua, diventa un fiume proprio di percolato. Ecco, questa acqua dove andava a finire? In tutte le colture che stanno a valle di questa cosa. La questione rifiuti è tutta improntata sulla gestione pazzesca, criminale di quelli che sono gli attuali impianti di CDR. Cioè un impianto di CDR che non produce CDR, quindi non produce combustibile da rifiuti, ma produce rifiuti, quindi alimenta la realizzazione di discariche. È tutta la catena che deve essere riformulata. L'errore che si sta facendo è questo, cioè con la scusa dell'emergenza io butto tutto in discarica. Per buttare in discarica che devo fare? Devo prendere camion e chiamare trasportatori e fare portare i rifiuti nelle discariche. Chi trasporta in Campania? Quello è un settore completamente occupato dalla camorra. Ma la grande azienda
ha capito la prima regola del governo dell'emergenza. Tutto si può fare quando i sacchetti invadono le strade, quando arrivano al primo piano delle case, quando bussano alla porta del bagno, quando entrano nelle favole per spaventare i bambini. Il suo motto è: lascia i sacchetti in strada e le regole fatte da te. Gli impianti, che sarebbero speciali e che invece trattano immondizie di ogni tipo, ogni tanto si intasano, se non vengono addirittura sabotati dalla stessa azienda per far apparire altra monnezza sulle strade e poter riconfermare il suo slogan: lascia i sacchetti in strada e le regole fatte da te. Ma non è facile continuare così, perché la gente vede i disastri, sente la puzza e incomincia a reagire. In tanti si sono informati, dicono che non servono nuove buche, che bisognerebbe eliminare gli imballaggi, che ci vuole la raccolta differenziata porta a porta e che bisogna trattare a freddo i residui, con nuove tecnologie magari, meno inquinanti. E l'Europa fa sapere che non si può fare così, che le buche vanno fatte per bene, che bisogna fare la differenziata e non buttarci dentro tutto quello che arriva, o comminerà delle multe al paese. Emerge che ogni mese la Campania produce un volume di rifiuti equivalente al riempimento di uno stadio. Uno stadio da calcio con la pista d'atletica è una tribuna di 15 metri d'altezza. Ogni mese la Campania ne riempie uno. Metà va in una discarica tipo serra e metà diventano balle. Allora, in un anno noi abbiamo bisogno di 12 stadi. Qui ci andranno oltre fino a 8 milioni di tonnellate, ci vanno 2 anni di monnezza campana. Allora Bertolaso dovrebbe definirsi non più commissario, ma è caporale di Cesare Romiti e della FIBE. Perché qui a Serre far ripartire la macchina di finanziamento all'inceneritore. Fu costituito un comitato paritetico di esperti che dovesse valutare l'idoneità geologica ambientale del sito di Valle Masseria, che era già stato scelto dal commissariato. Apparve palese che la scelta era praticamente non basata su dati tecnico-scientifici. L'unico parametro ritenuto valido era la vicinanza all'uscita dell'autostrada di Campania.